Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi voglio parlare di un piccolo drone, o meglio un selfie drone di Xiaomi. Questo mini drone prodotto da Youpin chiamato Jellyfish. Un piccolo drone che praticamente va sulla stessa fascia del Mitu, il drone prodotto da Fimi per Xiaomi, o sulla stessa fascia del piccolo DJI Tello. È un piccolo mini drone che però ha un qualcosino in più dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. È molto carino dal punto di vista estetico, molto curato, si vede che non è un prodotto low cost cinese, ma ha un qualcosina in più appunto dalla cura dei dettagli e anche dei materiali. Si nota appunto anche da questo case bianco che è in grado di contenere il drone e di ricaricare due batterie, sì, perché questo case bianco sarà il nostro carica batterie, o meglio il carica batterie di questo mini drone, che potrà caricare due batterie contemporaneamente, quindi all'interno metteremo il nostro drone e anche le due batterie da ricaricare. Cos'ha di particolare questo drone? Allora, l'intelligenza artificiale, nel senso che è in grado di seguire le gesture, quindi potremo pilotarlo con le gesture, è in grado di scattare foto o video usando le gesture, ha la funzione follow, quindi è in grado di seguire un soggetto, ha tre modalità di volo, nel senso classico usando i joystick virtuali che appaiono sullo smartphone, la possibilità di pilotarlo senza testa o la possibilità di pilotarlo G-Sensor. Cosa vuol dire G-Sensor? Cioè muovendo lo smartphone avanti, indietro, destra, sinistra, il drone si muoverà appunto nel movimento che andremo a fare noi con lo smartphone. Poi dal punto di vista tecnico cosa ha? Le batterie che durano circa 9 minuti, motori a spatole, cioè come quelli del piccolo Tello o del Mitu, connessione wifi a 2,4 GHz, cioè come quella del piccolo Tello e non come quella del Mitu, perché il Mitu aveva una connessione a 5,8 che però aveva creato un po' di problemi con certi smartphone, soprattutto quelli un po' più vecchi. Qua invece con una connessione a 2,4 questo problema ovviamente non c'è, perché la 2,4 è diciamo compatibile un po' con tutti gli smartphone. Ha un range di 50 metri, cioè diciamo il range massimo che si può avere con un drone e uno smartphone, perché è il wifi dato dallo smartphone che ci dà il range. Ovviamente un drone da pilotare indoor, quindi in casa. Registra video a 720p, cioè come quelli del piccolo DJI Tello, da cui ha preso un'altra cosa però negativa, il fatto di registrare direttamente nello smartphone i video, ed è una cosa ovviamente che si comoda dal punto di vista diciamo del social, nel senso che abbiamo video che possiamo subito condividere, però allo stesso tempo si vanno a perdere dei frame del video, quindi c'è un po' i pro e contro di un selfie drone che registra solo nello smartphone. È in grado di registrare diciamo video a 360 gradi, nel senso che ruota su se stesso a 360 gradi o gira intorno ad un punto di interesse a 360 gradi, e questo è tutto quello che è in grado di fare questo piccolo Jellyfish. Sicuramente un drone interessante da regalare, perché comunque con questo case il drone molto curato è un bel regalo, ma un regalino un po' costosetto secondo me, perché comunque un selfie drone abbastanza costoso. Poi vi lascio il link di Gearbest in descrizione se volete dargli un'occhiata, però sicuramente non è un dronino economico, però sicuramente un ottimo regalo, perché rispetto ad altri droni low cost cinesi qua abbiamo qualcosina in più, e se dobbiamo fare un bel regalo questo è un regalo che diciamo ci fa fare una bella figura rispetto magari a un classico dronino, un selfie drone proprio scamuzzissimo diciamo. Quindi ragazzi, questo è solo un video informativo, perché so che tanti di voi sono estimatori del prodotto Xiaomi, magari questo ad alcuni è scappato. Quindi ragazzi, se questo piccolo video in cui vi ho portato sul canale le mie opinioni su questo piccolo drone di casa Xiaomi vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!